edizione di Balkan Wine Expo e questa è la terza volta a Belgrado. Come si sta muovendo il mercato in Serbia dei vini? Il mercato in Serbia dei vini dopo tre anni è costantemente, dei vini italiani sto parlando, è costantemente in crescita. Cresce molto il consumo del Prosecco, ma cresce molto anche il consumo di quasi tutti i vini rossi italiani, che sono in particolare, hanno un rapporto qualità-prezzo in proporzione ai vini prodotti in questa regione. Stiamo parlando con Roberto Lepori, sommelier e giornalista italiano. Come è crescendo il vino, il mercato di vino italiano in Serbia? Il mercato del vino in Serbia ha una penetrazione dello 0,6% delle nostre esportazioni e in questi ultimi anni il vino sta progredendo e soprattutto alcuni vini in particolare. La Serbia ama, fino ad oggi ha amato solo e soltanto vini strutturati, molto forti, vini rossi, che hanno una grossa presenza, mentre ora si sta avvicinando a particolari qualità del nostro vino. Oggi qui stiamo rappresentando alcuni vini del Veneto, il Prosecco in particolare, e c'è molta attenzione per questi vini. Già da qualche anno a questa parte si vede la crescita del consumo del vino sparkling anche qui in Serbia. Od italijanskih vina koju biste regiju izdvojili kao zanimljivu i kako generalno vam se čine italijanska vina? Pa definitivno svima je... Lui dice che a lui piace di più Toscana per i vini, ma qui ha un'opportunità per assaggiare i vini degli altri paesi e dice che i prosecchi sono meravigliosi e che anche a lui piacciono i vini da Sicilia. Razgovaramo sa urednikom časopisa vino.rs. Zanima nas koliko stranica u vašem časopisu zapravo posvećujete italijanskim vinima i koje regije su vam naročito zanimljive? Nažalost, veoma malo. Lui dice che per adesso non si dedicano tanto ai paesi e vini italiani perché qui non si sa abbastanza dai vini italiani e questo è per lui una grande opportunità per conoscere i vini nuovi e anche le persone nuove per scrivere nel magazine. E lui dice che il più grande problema è che non si sa tanto dai vini italiani, noi siamo incontrati solo per Barolo, Barbaresco e altri vini e ci sono tanti tipi autoctoni che non abbiamo provato per adesso.